Partiamo dal minuto 51. Riccardo Brosco ti fa un assist, tu tagli il campo verso il dischetto del rigore, poi addirittura col piede mancino, vai, racconta. Sono contento che la palla sia arrivata lì. È una partita che comunque eravamo riusciti a riagguantare contro una squadra forte. E poi purtroppo in questo momento ci gira veramente male, perché una mezza palla in aria, l'attaccante per me ha fatto un euro gol di testa. E poi sono contento perché mi ero spinto davanti a cercare il tutto per tutto, e per fortuna la palla è arrivata e l'ho scaraventata in porta con tutta la rabbia che avevo. Ecco, racconta un po' cosa hai pensato in quei 3 secondi mentre andavi ad esultare. No, ho pensato a tutto l'impegno che ci metto in tutte le settimane, che sono sempre a disposizione della squadra. Poi è una gioia immensa quando fai gol, anche in un momento così brutto è bello proprio aver dato una mano alla squadra, aver agguantato un punto che ci servirà per darci morale per magari rinascere, risorgere. Inizia qui il nuovo campionato del Pescara secondo te? Ma me lo auguro, perché si è vista una reazione da gruppo, da squadra. Ripeto, affrontavamo una squadra fortissima, in salute, se non sbaglio non perde da 10 partite, e quindi sono contento, deve essere un punto da cui ripartire assolutamente. Ti chiedo un'ultima cosa, nuovo modulo 3-5-2 o 3-4-1-2 che dir si voglia, ti piace di più? Ti trovi meglio? No, l'hai fatto a Francavilla? Sì, io ho sempre giocato da quinto, da terzino, però è indifferente, quando andiamo in campo sappiamo quello che dobbiamo fare con un modulo, con un altro, e sappiamo che dobbiamo giocare per dare sempre tutto e per portare a casa i 3 punti.